Poi, non so che cosa ci sia qui, ma controlleremo subito. Ciao ragazze, ciao ragazzi. Allora, ho fatto un po' di shopping, e quando dico un po' intendo tantissimo, di shopping pazzo da ASOS. Ho, ragazzi, una busta così grande che non riesco nemmeno ad alzarla, pesantissima, e ho preso veramente un sacco di roba, in realtà molto random, molto abbigliamento comodo, colori pastello, colori un po' più accesi, non, insomma, ho preso un sacco di roba che manco mi ricordo tutto quello che ho preso. Prima cosina è questa, questo l'avete visto, lo indossavo in uno degli ultimi video, il mukbang mi sa, ed è un top di questo bellissimo rosa pastello, mi piaceva un sacco il colore e mi piaceva un sacco il contrasto con questo verde menta pastello, non lo so, mi piaceva tantissimo. E questo brand in particolare, Santa Cruz, e tantissime cosine si trovano su ASOS, non so se sia un'esclusiva oppure no, mi sta piacendo molto. Anche una delle felpe azzurre che avevo preso è sempre di questo brand, ed è appunto questo top corto, molto comodo, molto carino. Ho preso una large, ma l'ho provato e vi dico che una medium sarebbe stata meglio, solo che mi sa che era sold out, e io faccio sempre così, magari sbaglio, ma se non c'è la mia taglia la prendo o un po' più piccola, un po' più grande, a volte sbaglio decisamente, altre volte sono un po' più fortunata. Poi ho preso questo top, e questo l'ho indossato perché sia questo che il top rosa li avevo già indossati, tutto il resto delle cosine invece non le ho mai messe. Questo è appunto, anche questo è parecchio corto, di un bel fucsia fluo. Sul retro c'è scritto semplicemente ASOS, ed è appunto un top da working out, è molto leggero, molto comodo, insomma mi piaceva, mi piacciono questi colori un pochino più accesi ultimamente, non perché di solito ero più orientata sul nero, il bianco, colori solo classici, e poi alla fine mi sono, non lo so, mi sono un po' ricreduta ultimamente. Poi ho preso, ah no, anche questa l'ho provata e l'ho tolta subito, infatti penso che dovrò tornarla, dovrò fare il reso, perché ragazzi è seriamente gigantesca. Io ho preso, se non sbaglio, ho preso la M o la 40, sì, la 44, ed è enorme, enorme ragazzi, l'ho provata e mi cade giù. Cioè, io non lo so, o sono io che, anche questa è del brand proprio di ASOS, io non lo so se sono io che compro taglie troppo grandi perché mi vedo grassa, magari non sono, cioè non ho la taglia che penso di avere, oppure questo questi pantaloni vestono enormi, giganteschi. Peccato, perché il colore mi piace tantissimo, è un bellissimo color Tiffany, sono un po' fissata con il color Tiffany ultimamente, forse, però appunto il colore è bellissimo, solo che sono enormi e quindi dovrò per forza fare il reso. Poi ho preso, stesso identico problema, ho preso questa felpa, e anche questa, dopo averla provata, l'ho tolta immediatamente perché è gigantesca, ragazzi, è enorme, enorme, e di questa anche ho preso, mi sa, la M, sì, una M. Cioè, io non lo so, o devo prendere l'extra small e mi vedo veramente molto più grande di quello che sono, ma se questa è una M, ragazzi, cioè, ditemi voi, io non lo so. Comunque, è molto bella questa felpa, e mi piaceva anche l'idea di abbinare i pantaloni così con la scritta, che è anche comunque un bel turchese, però, boh, alla fine devo fare il reso anche di questa e prendere poi una taglia o anche due taglie decisamente in meno. Avrete notato che ultimamente sto acquistando un sacco di roba comoda perché, non lo so, finita la quarantena, continuo a volermi vestire comoda, non ero mai, cioè non sono mai stata abituata ad uscire in tuta, devo dire che mi è piaciuto, ho provato l'ebbrezza della comodità estrema e vi devo dire che mi è piaciuto, e quindi sto acquistando appunto cosine un pochino più comode. Non so se è una fase, oppure se mi passerà oppure no, ma vedremo. Poi ho preso questi, sono ancora impacchettati, questi sono pantaloni della tuta che non ho ancora provato, proverò per voi in esclusiva per le immagini che passeranno. No, ho preso la tuta, pensavo di aver preso solo i pantaloni, e invece c'è anche la t-shirt. Ta-da! E ho anche la felpa di questo brand e di questo colore. Questi
Mi sembrano anche questi, no, secondo me questi sono giusti, boh, non lo so. Anche qui ho preso la taglia M, quindi spero che vadano bene, che non siano la stessa M degli altri. Comunque sono questi pantaloni di DKNY, mi piaceva un sacco il colore, il blu acceso, non lo so, mi piace come mi sta su di me ed è un bel colore, e quindi ho preso questi. E poi c'è anche la t-shirt dello stesso colore con il logo, è molto stretchy questa t-shirt, mi piace. Poi ho preso un altro completo super comodo, ragazzi, di questo bellissimo bellissimo rosa cipria. Lo so, sto comprando un sacco di capi rosa, me ne rendo conto, ma ragazzi, mi piace tantissimo come colore e anche come mi sta, perché non tutti i colori necessariamente, se mi piacciono, mi stanno anche bene, però secondo me il rosa sì, e specialmente in queste tonalità così chiare. Oh wow, la fattura è fantastica, ragazzi, è super morbido e stretchy, questo mi piace veramente tantissimo. E sono questi pantaloni, non so se sia tuta o pigiama, secondo me sono un po' più un pigiama. Sono di Miss Selfridge, anche di questi ho preso una M, in fondo hanno l'elastico e anche in vita, e ho preso dello stesso set anche il top, che è sempre corto, sempre della stessa identica fattura, è super morbida però stretchy. Mi piace, mi piace. Poi, sempre dello stesso brand del top rosa di prima, Santa Cruz, ho preso anche questa t-shirt bianca con la scritta Santa Cruz sul retro. Questi colori belli, forti, accesi, mi piace. Davanti c'è semplicemente il nome del brand. Penso che come taglia questa sia giusta, quindi facciamo progressi, Nicole. Poi ho preso un'altra tuta, yeah! Mamma mia, ma quante tute! E non è un acquisto che ho fatto durante la quarantena, poi, questo forse è ancora più grave, cioè queste cose le ho comprate che la quarantena era già finita. Allora, ci sono i pantaloni, questa è una tuta Nike, o Nike, come volete pronunciarlo, di questo bel fucsia, e i pantaloni sono molto morbidi. E poi dello stesso set c'è anche la felpa, molto morbida, molto comoda e anche molto leggera, quindi sono quelle felpe comunque estive. E il colore in particolare mi piaceva tantissimo. Poi qui riderete, ma questo è un pigiama. No, ce n'è un altro che vi farà ridere ancora di più, secondo me. No, è semplicemente un pigiama. Oh mio Dio, è gigantesca la maglia. Anche qui penso di aver sbagliato, però deve stare così, è monospalla, quindi penso che qui sia giusto. Ed è tipo a costine molto sottili. E poi, visto che mi piaceva un sacco la combinazione di colori con questo tramonto, ci sono anche i short, tadan, in coordinato, tiri, quindi tipo pigiama o comunque abbigliamento da casa, diciamo. Poi, non mi ricordo nemmeno quello che ho preso, ragazzi, è la felpa, questa mi piace tantissimo, ero curiosissima di vederla e penso proprio che la terrò, anzi sicuramente, ragazzi, è una felpa Levi's o Levi's bianca, questo bianco ottico che è quello che piace a me, questo il bianco proprio puro, non il beige ma bianco, ok, si è capito, Nicole. E c'è la scritta colorata California poi sotto, che mi piaceva, non lo so, mi piace moltissimo. Poi vabbè, di Levi's ho solo un paio di felpe, in realtà non tantissima roba, però quelle che ho sono di veramente ottima, di una qualità ottima, e mi piacciono, e quindi ho voluto prendere anche questa. Questa è bella lunga e dietro è invece semplicissima con il cappuccio. E poi un altro pigiama, yeah! Ragazzi, non è colpa mia che hanno questi set carinissimi su ASOS, io impazzisco ogni volta che mi piacciono questi colori così accesi, non lo so. E ci sono queste nuvolette, sempre rosa, vabbè, e tutte le nuvolette e i fulmini, e mi piaceva, penso sia abbastanza corto come top. E poi volevo prendere i pantaloncini corti ma erano sold out, però in coordinato ho trovato i pantaloni, quelli lunghi, che penso, visto che mi trasferisco, sono anche super stretchy, top, visto che mi trasferisco, dovrebbero essere dei leggings, quindi attillati, visto che mi trasferisco in Olanda, ho pensato forse ha più senso prendere i pantaloni lunghi, perché non è che faccia così caldo lì di solito. E poi, vabbè,
qui potete ridere tranquillamente, vi capisco. Ho preso i calzini, non so perché, vabbè, ho preso, come si chiamano, questi calzini Vans, quelli invisibili che insomma non si vedono con le sneakers, e, però non so perché li ho presi di questi colori assurdi, onestamente, cioè perché non li ho presi neri semplici, non lo so. Quindi li ho presi rosa con gli avocado, poi blu con, penso, dei nachos disegnati, rendiamoci conto, ok Nicole, usali per casa, e poi ho preso, non lo so, questi beige con bottiglie. Io penso di aver visto solo questo e poi mi sono ritrovata anche questi due, perché non penso avrei scelto i nachos e le bottiglie, quindi... Ok, questi, ho preso anche dei calzini molto ridicoli. Poi, non so che cosa ci sia qui, ma controlleremo subito. Stavo controllando l'ordine per capire se sono impazzita io, ragazzi, o se hanno sbagliato loro, ed effettivamente questo articolo non l'ho acquistato e non dovrebbe esserci nell'ordine, però c'è, ed è una specie di, non lo so, collana, e per questo che non mi, cioè mi sembrava strano, perché che cos'è? Due collane, è un set di collane, cioè un set di collane praticamente color oro, vabbè, che io non ho ordinato e che Asos ha pensato gentilmente di regalarmi. Ragazzi, non è assolutamente un video sponsorizzato, ho fatto un acquisto normalissimo con l'app. Bello che vi stavo dicendo che ho preso tutta roba colorata e poi alla fine tutto nero. No, in realtà vediamo, allora, che cosa ho preso? Ho preso questa, ah ok, no, dovrebbe essere un set. Ok, ho preso i pantaloni della tuta neri e poi c'è la maglia, il top praticamente con cappuccio sempre nera con elastico in vita e sui polsini. Poi devo aver preso un altro top, ah sì, ok, questo è monospalla e l'ho preso semplicemente per casa o comunque insomma quando voglio stare super comoda, e ai bordi tutti irregolari, comunque molto carino secondo me, comodo così. E questo è tutto ragazzi, mamma mia, una montagna di roba qui davanti che adesso vado finalmente a provare, che voi avrete già visto però durante questo filmato, questo video, quindi fatemi sapere secondo voi cosa mi sta bene, cosa no, cosa dovrei tenere e cosa dovrei restituire. Cliccate like se vi è piaciuto il video e iscrivetevi al canale, non vi dimenticate, attivate la campanella. Questo è tutto per oggi, noi ci vediamo lunedì, perché voi vedrete questo video domani che è venerdì, quindi noi ci vediamo lunedì con un nuovo video, sempre puntualissimi, mi raccomando, 17:30. Io vi mando un bacio grandissimo, mia family, vi abbraccio forte 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 e buon weekend. Ciao.